Buonasera a tutti. Nel pieno delle festività ferragostane ci troviamo a dover fornire un nuovo aggiornamento sull'evoluzione della pandemia da coronavirus perché purtroppo registriamo anche nella nostra comunità un trend leggermente in aumento dei casi di positività che passano da 4 a 6. Contestualmente invece si riducono i casi di quarantena da 10 a 6. Questa è una buona relativa notizia, perché definisce una rete dei rapporti più circoscritta rispetto a prima, pur tuttavia dobbiamo continuare ad essere molto responsabili più di prima per evitare la diffusione del contagio. Sappiamo che è molto aggressiva, è più contagiosa la variante Delta e dunque è importante alla luce anche del pieno svolgimento del Festival nazionale e internazionale Time in Jazz gestire questi giorni e questa fase di flusso anche di visitatori appassionati del genere musicale jazzistico con attenzione e scrupolosità. È l'occasione questa per dire che nella giornata di ieri si è svolto il primo concerto della 34esima edizione in condizioni di totale e piena sicurezza, per cui formulo all'associazione Time in Jazz, ai volontari, a tutti gli organizzatori, ai responsabili della sicurezza, al direttore artistico Paolo Fresu, i complimenti da parte dell'amministrazione comunale per una collaborazione sempre fattiva e attenta a tutti i dettagli. Confidiamo ora in tutti coloro che ci ascoltano, in tutti i cittadini, in tutti i visitatori e gli appassionati del genere, perché possano rispettare le indicazioni che vengono loro fornite e possano consentire lo svolgimento di questa importante rassegna per il territorio non solo berchidese ma isolano, nelle auspicate condizioni di sicurezza e tranquillità. Grazie a tutti, buona serata e buon proseguimento di Time in Jazz.